ci siamo per la prima volta sull'app sul telefono di Blue Ray. Che bello! No, non è bello! Non è bello! Sono le 2 di notte e tra poco sta per succedere qualcosa che, fidatevi, è terrificante! Ve la spiego in breve. Lui è Blue Ray, lo conosciamo tutti, tutto a posto. Ma ancora per poco, perché ora sono le 2 di notte, ma nel momento in cui scatteranno le 3 cambierà tutto. E io voglio prepararmi a scoprire che cosa succederà a questo cane sempre più terrificante. Ma prima mi ci voglio ricordarvi che potete acquistare i miei peluche Max Random e Baby Maxino dal link in descrizione, maxrandom.net. Vi assicuro che loro vi proteggeranno da ogni pericolo. Infatti me li terrò molto stretti per questo video. È la prima volta che apro questo gioco, non so bene come si gioca, ma so che c'è Blue Ray. E vediamo se in questo lasso di tempo, prima delle 3, inizia a succedere già qualcosa di strano. Possiamo accedere solo a 2 zone. Una che mi sembra essere una cucina dove c'è Bingo, e un'altra tipo cortile con un altro cane giallo che ancora non conosco. Va bene, allora accediamo alla cucina. Un posto tanto bello dove si cucinano cose buone, tipo la carbonara. Però non tipo cadaveri di cane. Scusate ragazzi, ma Blue Ray dove si trova? Ah ecco, ci sono tutti i personaggi, ma sono tantissimi. Oh cavolo, possiamo utilizzare soltanto Blue Ray e Bingo. E noi li abbiamo letteralmente cacciati e possiamo farli andare in giro dove vogliamo. Cioè, sembra essere un gioco innocuo per il momento, non vedo niente di strano. Ma non vi ho detto una cosa amici, io qui con me ho una sorta di protezione, dato che questo Blue Ray potrebbe diventare più pericoloso del previsto. Guardate cosa ho comprato, un giocattolo proprio di Blue Ray. Lo andremo ad aprire soltanto nel momento del bisogno. Lui ha un potere molto grande su questo gioco, ma lo scopriremo più avanti. Allora, ok tutto, ma io voglio capire che cosa posso fare. Possiamo interagire con le cose? Ci sta praticamente il frigo, possiamo dar da mangiare sia a Blue Ray che a Bingo. Guardate come mangiano, belli belli, come sono carini, mamma mia ragazzi. Delizioso, guarda come se lo vuole pappare tutto. Poi probabilmente vorrebbe papparsi anche me. Lì c'è un regalo molto spaventoso e ho visto Blue Ray fare una faccia strana. Guardate ragazzi, cos'è quella? Tipo una bambola? Cioè letteralmente è lì dentro, non può muoversi, e sta lì con quel sorriso così, sembra imbalsamato. Non ci faremo troppe domande. Lì c'è la cassa e possiamo sentire un po' di musica. Allora, di qua invece c'è il tavolo. Ragazzi? Ragazzi? Sbaglio, è cambiata la musica! Ma non sento più niente! No, no, fammi spegnere, fammi spegnere! Fammi cambiare, cambiati! Cambiati, brutta musica! Lo butto nel cestino! Si può buttare nel cestino? C'è il cestino lì, lo sto vedendo! Chiudi il frigo! Non si toglie. No ragazzi, non si sta togliendo la musica, mi sto spaventando! Non me lo fa mettere nel cestino, allora proveremo a lanciarlo, vai! Ok, è tornato normale. Ragazzi, ma avete sentito che musica raccapricciante la partita? Ma perché sono già le 2:10? Dovremmo vedere se ogni 10 minuti succede qualcosa, ragazzi. La situazione inizia già a farsi critica. Abbiamo visto la cucina, ma ora è giusto dare un'occhiata anche al cortile. Oh mio Dio, cos'è quello gnomo canino? Guardate quello gnomo a forma di cane. Guardate, addirittura ci sono i regali. Una palla di vetro, un bel bastoncino di zucchero. Delizioso, anche se da Natale è finito, ma quella bambola c'è ancora. Ma ovunque. E cos'è quel cerchio lì? Quel cerchio di fiori è molto strano, non so voi, ma mi ricorda tipo quelle robe dei riti, soprattutto se ci vai a mettere quei due gnomi là vicino. Forse bisogna comporre una sorta di rituale, devo metterli tutti quanti vicini. E ragazzi, forse non è una stupidaggine, prendiamoli tutti e li mettiamo uno vicino l'altro. Qua, no, quello non può stare al centro. No ragazzi, al centro non deve starci nessuno. A sto punto mi viene da dire che al centro dobbiamo metterci Blue Ray dopo, oppure Bingo, non lo so, chi capita. Ci sono anche altri gnomi cani, però ragazzi non lo so, ne ho già messi tante attorno a quel cerchio, non penso ne servano altri. Il problema ragazzi è che io voglio sbloccare tutto. Cosa? Devo shoppare? Vabbè, è una spesa che devo fare ogni mese, poi 8 euro al mese. Ragazzi, io lo faccio soltanto per voi, voglio scoprire fino in fondo quest'app. Ho acquistato tutto e ora abbiamo tutto
tutti i personaggi, li possiamo prendere tutti quanti. Oh mio Dio, è pieno! Li possiamo mettere tutti, sono una famiglia incredibile. Cioè, non sono una famiglia, sono letteralmente una popolazione intera. Sono troppi, ragazzi, si sta confondendo tutto. Ok, forse ho fatto un casino, sono un po' troppi. Abbiamo tutte le altre zone. Entriamo nella camera da letto. Ah, che bella, la camera di Blue Ray. E quella cavolo di bambola c'è sempre, ma ci perseguita. Meno male che è solo inquietante, ma perché a noi sembra inquietante, non ha nulla di così strano poi effettivamente. E poi ci sono sempre quei cani gnomi. Io li vedo, ragazzi, io li vedo. Lui è lì, lui è lì, lui è anche fuori. Ci stanno seguendo, ragazzi. Non è che ci vogliono spiare? Visitiamo un pochino il bagno. C'è sempre quella cavolo di bambola. Ma che ore sono? Sono le 2:19, 30 secondi alle 2:20. Ok, ora vediamo se la nostra teoria è giusta. Se succede qualcosa tra 30 secondi, allora vuol dire che ogni 10 minuti prima delle 3 qualcosa cambierà su questo gioco. Bene, allora, aspetta, sto andando in ansia, ragazzi. Sono passati 14 secondi, questo vuol dire che potrebbe succedere qualsiasi cosa qua dentro. 10 secondi, non lo so, io clicco qualcosa. Qui c'è la doccia, c'è l'asciugamano, ci sono le cose. Sicuramente possiamo fare la doccia a Blue Way, non è che adesso esce il sangue dalla doccia, non lo so. 30 secondi, fermi tutti, ragazzi. Non sta succedendo niente. Non lo so, molto strano. No, non ci posso, no, ragazzi, non ci posso credere, l'avete visto, ho aperto la porta, ma che non c'è più. Sicuro che l'ho visto. Sto c'ho i capelli a pazzo. Sembra che sto impazzendo per davvero. Ma io non credo di stare impazzendo, perché secondo me l'avete visto anche voi. Non so perché era qui, ma io ce l'ho qua il mio Blue Ray. Ma è possibile? E adesso è tutto normale di nuovo? Non è che torna? Boh, ragazzi, questo è soltanto il secondo avvenimento. E sono appena le 2:20. Prima delle 3 succederanno tante altre cose. Possiamo anche colorare. Ah, interessante. Vabbè, ragazzi, noi comunque qui siamo anche a scoprire le varie feature, no, di questo giochino, che se non fosse maledetto sarebbe anche carino e interessante. Creare dei Blue Ray completamente spaventosi. Cioè, non è che sono Blue Ray, ma sono rossi. Cioè, li rendiamo tutti rossi. Perché è Natale? Assolutamente no, perché il rosso è il colore del sangue. Però sono un po' scemo anche io, ragazzi, eh. Non è molto intelligente da parte mia fare una cosa del genere. Cioè, io so già che l'app è maledetta e so già che sti qua sono maledetti. Poi mi ci metto pure io a fare le cose rosse. Vabbè, raga, lasciate perdere. Sei abbastanza inquietante, Blue Ray. Meno male che non ti hanno fatto con questi colori, perché saresti davvero strano. Sembra una pimpa sotto effetti di acidi. Mettiamo un po' di questo qui. Che cosa sta succedendo, ragazzi? Oh, che succede? Che succede? Che, perché sta colando del sangue sullo schermo? Qualcuno l'ha visto sangue, ragazzi? No, raga, non so che fare. Si sta insanguinando tutto lo schermo. Fermatelo, chiudi sta pagina. No. Ok, si è tolto. Cosa stava succedendo? Perché è iniziato a uscire il sangue? E non sono ancora le 2:30. Quindi vuol dire che può succedere altra roba anche. Oh mio Dio. Non lo so, la situazione inizia a farsi davvero spaventosa, ma io non me la sento ancora di giocare la nostra carta segreta. Lo so, non ci state capendo niente, non sapete a che serve, ma fidatevi, ci aiuterà, lo scoprirete. O almeno, meglio se non lo scoprite, perché qua, se dobbiamo scoprirlo, allora vuol dire che succederà qualcosa di davvero tragico. E qui addirittura c'è il mercato, interessante. Oddio, c'è lo zio che canta. Ma c'è qualcosa all'interno della scatola della chitarra, cos'è? Dei soldi? Sono 5 dollari o 5 cani coin? Non ho idea. Oddio, ma chi è lui? Perché è tutto rosso? Cioè, per assurdo sembra essere il cane che ho colorato prima. Sembra quasi, cioè, è uguale a Blue Ray, però è tutto rosso. E tipo, mi dà quasi l'impressione del cugino cattivo. Ma noi, ragazzi, sappiamo che non è lui davvero quello diabolico. Quello diabolico è quello che abbiamo visto prima uscire nella porta. Ci sono dei pony. Oh mio Dio, ma ha cagato. Ma veramente, che schifo, ma non far cagare, ma dai. Ma scusa, oh mio Dio, ragazzi, ma sta scaghettando in giro, ma non scaghettare. Ma dai, no, addosso a lui, no.
No, beh, ragazzi, dai. Ma io non posso fare le cose spaventose, devo sempre fare lo scemo. Non ci posso fare niente, ragazzi. È più forte di me a volte. Ti metti tutti. Mettili tutti. Peccato, già abbiamo finito tutti quanti i personaggi. Peccato. Cosa? È uscito il Blue Way insanguinato come personaggio selezionabile. No! Si è chiuso! No! È sparito! L'avevo visto! L'avevo visto, ragazzi! L'avevo visto! No, era apparso lì sotto, cavolo! No, non l'ho cliccato! Avrei potuto cliccarlo, forse se lo cliccavo potevo utilizzarlo come personaggio. L'hanno fatto apposta, ragazzi. Ma in tutto ciò, che ore sono? Sono appena le 2:29. Questo vuol dire che manca un altro minuto. Dio mio Dio, allora siamo tornati nel bagno. Perché il bagno prima ci ha fatto vedere il signor tizio tutto strano dalla porta. Ma che? Madonna, mi sono spaventato. Ci stava quello gnomo là dietro. Ho detto, ecco qua, è tornato. Allora, abbiamo altri 40 secondi. Prima nel bagno abbiamo avvistato il Blue Way maledetto. Quindi siamo tornati qua perché voglio rivederlo. Voglio rivederlo in faccia. Voglio che si palesi un'altra volta. Così che magari riusciamo, non lo so, a prenderlo. Lo trasciniamo da qualche parte e lo facciamo diventare nostro. Non lo so, forse lo riusciamo a fermare, non ne ho idea. Comunque ho dei capelli davvero pietosi. Non posso perdere tempo. Mancano 20 secondi. Ma devo fare una trappola, ragazzi. Devo escogitare qualcosa per poterlo bloccare quando si apre la porta, magari. Metto la bambola. La bambola, magari lo spaventa, non lo so. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, sono le 2:30, ragazzi. Esattamente, siamo a metà della strada. E come prima non sta succedendo niente di particolare. Chiudiamo la finestra. Apro la porta, apro la porta, ragazzi. 3, 2, 1. Oh, non c'è. Mi hanno fregato di nuovo. Ma ero convinto, ero proprio convinto si sarebbe palesato di nuovo. Ma a quanto pare no. Forse questa volta è uscito in anticipo perché ci abbia fatto vedere il personaggio prima. Boh, ragazzi, vabbè, torniamo qua a scegliere la mappa. Ma c'era qualcosa nello specchio? Aspettate, o forse c'era qualcosa nello specchio e non me ne sono accorto. Perché ora rielaborando l'immagine in testa c'era qualcosa. No, devo rivedere il video assolutamente. Sì, aspetta, vado a prendere la clip. Allora, qui ero in bagno e non c'era assolutamente niente. Poi, andando un po' lì, lo specchio! Ma ora c'è Bingo! C'è anche Bingo! Bingo.exe, pure lui! Nello specchio questa volta! Cioè lui è nello specchio mentre l'altro non è nello specchio! Oh mio Dio, che cosa sta a significare questa cosa? Non lo so, non ne ho idea! Quindi c'era effettivamente qualcosa, devo stare più attento, cavolo! Che bello, divani, pacchi, quello che vuoi! È un cuore di domino che va a ricoprire, cioè non ricoprire, ma a cerchiare una pecorella! E io adesso ci vado a mettere dentro Bingo, perché prima l'abbiamo visto nello specchio. Sicuramente una protettura a forma di cuore può portare fortuna, o almeno può farlo stare tranquillo. Clicchiamo bene tutto, ragazzi. Vediamo bene se succede qualcosa di strano. Qui queste piante non me la raccontano giusta. Cliccare tutte che potrebbe uscire qualcosa di strano là dentro. Lì c'è la bambola. Vabbè, ragazzi, non saprei. Ho finito le idee. Però vi ripeto, quella bambola non me la racconta giusta. Ragazzi, no, scusate un attimo, ma non c'era la bambola lì poco fa? Quella cavolo di bambola, io lo sapevo! Io lo sapevo! E che fine ha fatto? Era lì, ragazzi! E mo' bisogna cercarla! Quella bambola si è mossa da sola! 3 hours later. Boh, ragazzi, non lo so. Sta passando un sacco di tempo. Erano circa le 2:30 prima, ora sono le 2:47. Sta succedendo più niente. Alle 2:40 io ero lì tutto fomentato. Non l'avete visto perché non è successo nulla. Forse o si stanno preparando per l'assalto finale delle 3, oppure sono finite le cose. Forse questa volta è avvenuto tutto un pochino prima. E ora stavo notando che lì c'è sempre quella bambola infame che prima era sparita. E che ora che ci penso non ho visto da nessun'altra parte. E ora è lì dietro a quella pianta. Eccola qui, guardala. Si era nascosta, finalmente l'ho trovata. Mancano 15 secondi alle 2:50. Io mi preparo a tutto. Ma tanto prima non è successo niente. Quindi stiamo fermi, ragazzi, stiamo fermi. Guardiamo bene lo schermo. 3, 2, 1. Oddio, 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 oddio,
Oddio, oddio, oddio. No, no, ragazzi, no. Mi ha jumpscherato. Mi ha jumpscherato BlueWay.exe. Sono le 2.50. Sono le 2.50. No, 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 no. Quindi esisteva davvero. Non me l'ero immaginato. Non me l'ero immaginato. Non sono pazzo. Oh mio Dio E ora mi faccio tutte le stanze, raga. Qua sta succedendo qualcosa sicuramente da ogni parte. Nella porta lì. Nella porta lì l'ho visto. Dove è andato? Oh mio Dio, ha cambiato stanza. Ha cambiato stanza. Allora, noi ora eravamo nella sala da giochi, quindi questa. E la stanza vicina era il bagno. Era effettivamente il bagno. Quindi lui sta girando tra bagno e sala di giochi. Quindi ora nel bagno, se torno di nuovo, vuol dire che è cambiato di nuovo qualcosa. Oh mio Dio, è morta per terra. Cosa di grande sta sicuramente succedendo. Solo che non posso farlo in questo video, ragazzi. Io dividerò il video in due. Troverete la parte 2 sicuramente nei prossimi giorni. Lascia like e iscriviti per riceverla subito. Più like mettete, più iscrizioni vedo. E prima ve la carico. Ciao.